Oh, benissimo. Abbiamo studiato lo Swiss Army Triplets e l'abbiamo studiato applicando una melodia che si svolge su quattro misure. Quattro misure, però abbiamo in particolar modo tre figurazioni che sono delle derivazioni dello Swiss Army Triplets. L'abbiamo visto, lo possiamo fare per così dire guidando di destra oppure guidando di sinistra. E vi avevo detto, e l'avrete fatto sicuramente, di studiare lo Swiss Army Triplets togliendo il flemma e al posto del flemma suonando degli unisoni. Questo perché ci tornerà utile adesso, e andremo ad applicare questo rudimento sotto forma di accompagnamento a un brano musicale che in questo caso si tratterà di uno stile shuffle, perché l'andamento ternario e in particolar modo le figure che si vanno a creare nel momento in cui io sposto le mani da rullante ad altri componenti della batteria, in particolar modo passo una mano sul hi-hat e vado a introdurre anche la cassa, le figurazioni che ho studiato mi consentono di dare vita a un accompagnamento che si sposa molto bene sullo stile shuffle e infatti io vi suonerò qualcosa appunto su una base presa da internet shuffle. Fate molta attenzione perché il concetto che sta alla base di questo studio è quello appunto di guardare ai rudimenti in maniera aperta, ok? E di portarceli sempre in cascina, cioè che cosa significa? Di utilizzarli sempre a nostro favore. Adesso noi vedremo come applicando queste figurazioni ad un accompagnamento, ad un portamento, in realtà avremo diverse possibilità, in particolar modo 6, perché ci troveremo a suonare lo Swiss Army Triplets guidando una volta di destra e poi guidando una volta di sinistra, e avremo in tutto una serie di 6 accompagnamenti che ci daranno un po' l'idea di quello che può essere il colore che possiamo applicare a un brano in quanto batteristi. Qual è il contributo che noi batteristi possiamo dare all'interno di una composizione musicale? Uscendo un po' dalle convenzioni, da quello che verrebbe in mente immediatamente di fare, andando invece a scoprire che tipo di pronuncia possiamo dare a un certo tipo di accompagnamento solamente creando dei fraseggi particolari tra le mani e i piedi. Un'ultima cosa, per chi ha qualche problema o ha voglia di migliorare l'utilizzo delle ghost notes, le ghost notes sono delle note suonate molto piano che devono creare un effetto di abbellimento, di riempimento mentre stiamo suonando. Questa è l'occasione giusta perché c'è un uso frequentissimo delle ghost note, come vedremo. E in particolar modo per i destri ci sarà un uso smodato di ghost notes di sinistra e per i mancini viceversa. Vi metto la base nella descrizione del video, così se avete voglia potete cimentarvi con anche voi con questo esercizio. Vi auguro buon divertimento. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di cliccare sul pollicione se il video vi è piaciuto e di continuare a seguirmi. Grazie a tutti.